Polignano Libero Possibile, siamo con Michele Padovano, calciatore, campione, ma poi anche una storia di sofferenza durata 17 anni, da cui poi è venuto fuori questo libro. Qual è stato il momento più bello e il momento più brutto della sua vita finora? Beh, il momento più brutto sicuramente è il giorno dell'arresto, che è stato abbastanza traumatico, e il susseguirsi di quei 17 anni così terribili per me e per la mia famiglia. Il momento più bello è, senza alcun dubbio, è il 31 gennaio del 2023, quando mi hanno chiamato gli avvocati dicendomi che finalmente era finita ed ero stato assolto. Come mai, secondo lei, è durata così tanto questa vicenda? Ma perché i tempi della giustizia sono biblici, purtroppo. Io me ne sono fatto un'esperienza, ahimè, ne avrei fatto volentieri a meno, ma le lungaggini della giustizia sono incredibili. Il processo di primo grado è arrivato dopo 6 anni, quello d'appello dopo 8-9 anni addirittura, quindi cioè, purtroppo quei tempi lì sono tempi che costringono i magistrati ad un lavoro interminabile, hanno 4, 5, 6 processi al giorno, quindi secondo me sotto quel punto di vista lì la giustizia andrebbe quantomeno riformata. Progetti per il suo futuro? Sì, c'è qualcosa sul tavolo, io chiaramente mi sono sempre occupato di calcio, ho visto e continuo a vedere dalle 3 alle 4 partite al giorno, mi informo sempre, chiaramente quello è il mio settore, quindi vedremo, qualcosa sul tavolo c'è, mi auguro che possa saltare fuori qualcosa di molto interessante di qui a brevissimo. Un pronostico per la vittoria agli europei? Penso che oramai la Spagna abbia il percorso in discesa, ha superato grandissime squadre, ieri sera contro la Francia che era la più temibile di tutte, secondo me ha superato molto bene, credo che sarà lei la favorita. Grazie. Grazie a voi.